Wow. Ok, sì, dobbiamo andare avanti per forza. Mamma mia, andiamo avanti subito. Oh, quanta ansia, Previously ragazzi. on Life is Ce li Strange. ricordiamo gli episodi precedenti. Porca miseria. Quindi deduco che siamo arrivati al finale. Adesso ci sarà What did you questo quinto find? episodio. Rachel in the Non dark. so quanto sarà Over and lungo, over. però. That's it. We can't trust anybody Non except penso each other. You know che ci more sia about it than me. altro. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Oh, look, the Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel. Può essere anche che il professore abbia messo tutto in piedi per far sembrare i Prescott colpevoli. Perché non ci vuole molto, no, a pensare che una tenuta dei Prescott si è usata come luogo dove seppellire cadaveri o dove fare queste cose alle ragazze e poi i Prescott sono i primi ad essere accusati. Però no, anche i Prescott sono degli psicopatici. Dai, ci deve essere qualcosa sotto che riguarda tutti. Aveva una pistola, sto bastardo. Qui c'hanno tutti una pistola, ma pensa a te. Hai visto che sei venuta qua ad Arcadia Bay per lui? Pensa un po', eh? Pensa un po'. Come ci si fida della gente, molto realistico in questo senso questo gioco, perché ovviamente non ci si fida mai di nessuno, è punto, basta, cioè non è che c'è molto altro da dire, è così, sembra una cosa cinica da dire, ma è così. Bisogna stare sempre molto attenti e non soprattutto idealizzare mai nessuno, perché idealizzi una persona così perché, oh mio Dio, fa delle foto bellissime, che poi anche le foto sue non erano tanto a posto, Anche i suoi soggetti non erano tanto a posto, quindi mamma mia. Adesso sono preoccupata per Chloe perché non so se ci sarà il modo di tornare indietro. Pure se torniamo indietro, non so come cacchio si fa a salvarla perché ogni volta faccio dei casini incredibili. Quindi può essere che mi muoiano tutti alla fine. E non è assolutamente questo il gioco in cui vorrei che mi morissero tutti. In Until Dawn andava benissimo, ma qui no. Devo prendere un altro di questi giochi qua, tipo tutti quelli della della serie Little Hope, House of Ashes, che quello non me ne frega niente, che se muoiono va bene. E gioco a quelli così sono più tranquilla e tutte le scelte che faccio chi se ne frega. Mamma mia. Ok, qui il nostro potere ci servirà tantissimo, fino a che non riusciamo a liberarci. Non so come faremo. E alla fine il nostro potere è arrivato a soccorrerci proprio nel momento più importante della nostra vita, no? Alla fine, perché era proprio qui che avevamo bisogno del nostro potere. Siamo nella merda, Max. Chloe pure, però... Ah, tu c'hai la falena testa di morto del silenzio degli innocenti sulla maglietta, fantastico. E adesso arriverà il bastardo, quindi ci tocca muoverci subito. Allora, guardiamo. Non so se è il caso di urlare, aspetta, liberiamoci. Beh, non è una prova così... Non ci hai provato tantissimo. Liberati, liberati. T'avrà legato bene. Quello è capace di legare. Piede sinistro? Che cosa dobbiamo fare col piede sinistro? Possiamo? Ah.
Oh, wow, ok, uno è venuto via. Non ti ha legata tanto bene allora. I'm free. No, quasi almost. Un cavolo, proprio per niente, quasi. A parte che è tutto bianco e non vedo che cosa c'è scritto. Tira, tira, puoi tirare il carrello, tiralo come Kara in Detroit Become Human. Tira, tira, brava, brava. Vedi che pirla, ha lasciato tutto qua vicino. La foto? Ma che ce frega della foto adesso? Mamma mia, c'è... Ma pensa a te, il professore. Lo volevo dire comunque. Quindi saranno tutti d'accordo, sti bastardi. Dagli uno spintone, non puoi dare uno spintone a sto carrello. Concentrati sulla... Ah, ok, sì. Però ci serve stavolta. Dobbiamo anche salvare Chloe. Dobbiamo mettere a fuoco, mamma mia, non ce la farò mai. Aspetta. Ce l'avevamo quasi fatta. C'era quasi. Ah, ok. Che schifoso. Che schifoso. Lo possiamo ammazzare? Per questo qua lo voglio ammazzare. Mamma mia. Oh, se devi morire. Devi troppo morire. Ma devi morire in un brutto modo. Fatemi fare, veramente, per favore, gioco, permettimi di fare qualcosa veramente di terribile a quest'uomo. Posso legarlo anch'io? Ho delle cose da fare. Ho delle cose da fargli. Oh, mamma. You were special the second I saw your first selfie. Mannaggia me quando sono venuta qua. I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who is always looking in the wrong places. Oh, Rachel. Wait. Let me try. Ma non possiamo fare niente, solo guardare quello che ci è successo. Ho bisogno di una foto di Chloe morta per tornare a quel momento lì. Il tuo tema ricorrente è interessante. As his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. Sono molto arrabbiata. Sono molto arrabbiata. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. Ah, ok. Ma l'avevamo lasciato noi da qualche parte il telefono di Nathan. O ne aveva un altro. Chloe. Chloe. Right. Hey, I'm sorry that I killed that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay. Sì, quindi prevede di dare la colpa a Nathan. Sì, era anche il più scontato, perché Nathan già sta male di suo e quindi dargli la colpa di cose orribili non è difficile, infatti ci ho creduto anch'io. Ma probabilmente qualcosa ancora mi sfugge. I Prescott qualcosa c'entreranno. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. Mi sembrava un po' strano sto professore. Anche il fatto che Victoria abbia vinto adesso ha senso. Ha vinto perché lui deve ingraziarsela. A parte che già Victoria lo adora, quindi. You just don't listen, do you? In fact,
You never did hear much in my class. Sì, quello è vero. Però non puoi punirci adesso. Ecco perché ci lasciava dormire in classe, sti imbecille. I've had my eye on you and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my number one rule. Always take the shot. Gliene ha iniettato ancora. Madonna, dose da cavallo. Roba da ammazzarla. E che? Non mi hai fatto fare niente. Non potevo fare nulla. O potevo fare qualcosa. No, non vorrei che... Sono stata ferma e non ho fatto niente. No, non penso. Cioè, mi ha fatto vedere che cosa è successo e basta. Ma non potevo fare nulla in proposito. No, non ti mettere seduta comoda, dobbiamo fare cose. Allora, ci sono altre foto. Wait, lì sotto cos'è? Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Non ho capito niente, però va bene. Wow. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Sì, concentrati. Vediamo. This might work. Please work. Se possiamo ammazzarlo, guarda, io provo anche con tutte le foto del mondo. Però me lo devi lasciare ammazzare. E non me ne frega niente di quello che ci succederà in futuro. Io lo ammazzo, non è un problema. Le conseguenze non mi preoccupano. I'm getting some spectacular images here, Max. E quindi continuava a fare le foto e poi a drogarla di nuovo. She doesn't understand our connection. Ah, quindi ci ha preso al posto di Victoria perché Victoria. I choose you, your portrait. Fuck you. Vedo che Victoria alla fine non era più sicura da prendere. Have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson. Però Kate l'ha lasciata andare. Nathan gliel'ha portata, forse Nathan è quello che gli porta le ragazze. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models, my subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Speriamo di non morirci, oh, però, Max, anche se è la sua ultima sessione. Nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. A Seattle viveva questo anche. Ha ucciso Chloe. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Sì, sì. Vedi cosa succederà a te. With me. It's better when they don't know. Like pure, sweet. Ah, l'ha lasciata andare perché tanto non si ricordava niente. Gli artisti non uccidono. Artists don't drive teenagers to suicide for any bullshit muse. You trained Nathan to drug Kate. Sì. To take photos of her. That's why she's dead. Praticamente si faceva aiutare da Nathan. Nathan era l'esca. I will miss her. Kate had such a strong spirit. It was very satisfying to break it down. You will not get away with this. I want io non sono riuscita a salvarlo. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Eh sì, ha usato Nathan. Vedete, ve l'ho detto, che c'era più di quello che pensavo dietro. Però Nathan è una merdina lo stesso. Chiaramente ha i suoi problemi causatigli dal padre. Però ha usato Nathan. I prefer the term manipulated.
Esatto, l'ha più che altro manipolato, quindi un po' Nathan sotto sotto è una merda lo stesso. Se vai a seguire un serial killer, c'hai i tuoi problemi anche tu, non è che sei innocente. Beh, cioè, anche quel poco che gli hai detto dovevano accedergli una lampadina, Eh beh, certo, non avevo dubbi che avessero pagato i soldi dei Prescott. Rachel Amber was your victim, not your subject. Rachel. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an vedete, avevo ragione. È andata in OD. Perché Rachel non è una domanda, cioè lo so perché Rachel, perché era bella e perché voleva ritrarla. Direi che chiediamo questo. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. Mamma mia, questo qua. I'm sorry, Max. In mezzo agli occhi, in mezzo agli occhi, un trapano, eh? Rachel was dead. But no tears, Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. Sì. You're good, because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father. But not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. Oh, wow. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protégé for much longer. Ammazzato? Now the police will never find his body. Una metafora. Ah, ok. Do you finally get it now, Max? Allora l'ha proprio ammazzato. I can't compromise. Ragazzi, se aspettiamo il tornado, poi sistema tutto lui. Facciamo così, Max, ci immoliamo per la patria e facciamo distruggere tutto dal tornado, perché fate schifo un po' tutti qua dentro. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. Sì, quello poco ma sicuro. Posso buttarlo nel tornado, gli do uno spintone. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. Quindi adesso ci droga di nuovo. There's nothing left behind of you. Ok. Cosa now, posso fare? Let's see how these shots came out. Cosa posso fare? I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Infatti, certo. Non mi... è un altro copyright con sta cazzo di canzone, eh? E come faccio? This is purity. Come faccio a prenderle? I have all those photos in my diary. This could be a way out. Sì, ma ho bisogno che mi dia il diario. Non me lo può dare il diario. Devo mandare indietro. E come... Che succede se mando indietro? Come faccio? Ok. Now. Let's see how I have all those photos in my diary. I can see why this could wait. Please. Mi dà il diario, per favore. Mr. Jefferson. Max. I would love to talk shop, but I really portale qua need un attimo. These pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Prova a chiedere il mio diario, però non me lo darà mai. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Mm. Oh, look at your selfies. È per quello che dovevo continuare a far foto, perché adesso mi farà tornare indietro. You can do so all'ultima foto better. Che ho fatto, che è 25 anni fa. Uh,
Sì, salta. Fammi vedere se va bene sta foto qua. Cos'è? Ma che foto è? Ah, ok. Proviamo. This could be your chance to fix everything for good. Ah, ma questa qua è la foto che ci siamo fatti all'inizio. Proprio all'inizio di questa storia. Ma se mi fai tornare indietro fino a lì? È un casino. E adesso cosa devo fare? Devo rifare tutto da capo? Possiamo ammazzarlo qui? Potremmo sistemare tante di quelle cose? Andiamo a prendere la pistola in bagno da Nathan e poi gli spariamo, eh? Cosa devo fare? Cosa posso fare qui? Lo facciamo inciampare? Gli facciamo sbattere la testa da qualche parte? Tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Io non voglio rispondergli la stessa cosa. Chi se ne frega? non so che cosa fare. Non catturare. I'm not into capturing your interest. That's kind of sick, isn't it? I guess somebody hasn't had their coffee. Do you want to try again? Sì. Okay, okay, the Daguerrean. Ti manda a fanculo? Blah blah blah. Wow. E qua nessuno sa niente. Guardate come la guarda. Victoria. Let's move on. Anyway, fantastico. So no, fammi parlare ancora. Portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. Pensa aver di fronte una che sa tutto di te e tu non sai come sia possibile questa cosa. Oddio. Adesso tutto quello che dobbiamo fare è cercare di ammazzarlo. First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Melissa, get it together. Taylor, come facciamo? Non lasciare in mano a me questa cosa, io sono pessima. Bastard. Come faccio? I have to warn David about Jefferson and the dark room. Ok, andiamo. Cerca nella borsa. Cosa dobbiamo cercare? Ah, il cellulare? I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Ok. Allora, conosci i tuoi professori. Mark Jefferson, dopo aver rivoluzionato il settore della fotografia di moda negli anni 90, Mark Jefferson ha espresso il desiderio di condividere le sue idee e ispirare il resto del mondo. È per questo che sul finire degli anni 2000 ha intrapreso con successo... Sul finire degli anni 2000... Ah, ok, dell'anno 2000, spero, perché sul finire degli anni 2000 non ci siamo ancora. Ha intrapreso con successo la strada dell'insegnamento lavorando in varie parti del paese, accettando in seguito un incarico a tempo indeterminato all'Accademia Blackwell. Le lezioni d'arte e di fotografia del professore Jefferson sono tra le più apprezzate che la scuola abbia mai offerto e siamo certi che gli studenti che la frequentano riusciranno, grazie alle proprie idee, ad ispirare a loro volta tantissime persone. Andiamo avanti. Dov'è? Contatto. Aspettate che me lo scrivo, non si sa mai che serve, non credo, però mi scrivo il numero 555 630 8243. Però non capisco perché. Va bene, andiamo indietro, prendiamo il cellulare. Cellulare, prendilo, avverti David. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. E poi alla fine sono tutti un po' delle schifezze. Ma lo dici a tuo nome. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Cioè, non dirmi che adesso gli dai la foto. The past was in the past. Sì, beh, quello sicuramente stiamo esagerando fin dall'inizio proprio. It doesn't matter what happens to me. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria, or excuses. You will not hurt Kate Marsh this time. Ok, Kate. Parliamole. Hi, Kate. Cavoli. Hey, Max.
Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. Non sbaglio due volte, so te lo giuro. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Un abbraccio potrebbe anche essere sufficiente a darle un po' di speranza. Thanks. Le cose andranno meglio, Kate. No, ci sono dovuta passare tante volte prima di capire qual è la cosa giusta da fare. Mamma mia, sto gioco. Allora, aspettate, mica che c'è altro da fare e io non lo sto facendo, un attimo, perché qua all'inizio io non sapevo niente. Ma e se lo voglio usare? Ok, no, niente, pensavo che... No, ok, qua non c'è nulla, adesso vado a parlare col professore e spero di riuscire. Vedete, io questa cosa qua non l'avevo ovviamente colta, perché che ne sapevo all'inizio del gioco, non sapevo nulla. Qui cosa c'è? Pallina di carta, era quella che non dovevano tirare probabilmente. Sì, amiamo il tuo video porno, Accademia Blackwell. Sì, queste cose io non le avevo notate perché non sapevo niente all'epoca. Allora, parliamo. Mr. Dai Jefferson, la foto allo stronzo. We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? I can see you're kissing ass again. Nothing new. Wow, è fantastica. Hold on. È fantastica. Are you okay, Max? No, non sono not ok per niente, tu lo sarai ancora meno di me. Screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life. Fantastica. Are you proud of yourself? If you have però bisognerebbe essere così senza aver bisogno di tornare indietro nel tempo. Listen. I didn't. Of course you did. You're so insecure. You can't even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay. I do not have to listen to this bullshit. Do I, Mr. Jefferson? Well, hai chiesto proprio like la persona giusta. Then I guess I'm done talking. I sure hope so. Wow. Stiamo cambiando proprio tutto. I didn't enjoy that, but why? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. Non te l'aspettavi, eh? No, it wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. Mamma mia, com'è cambiato. Per lei era difficilissimo consegnare questa foto, adesso invece le cose sono talmente diventate più grandi attorno che questa è la cosa più stupida che abbiamo fatto. Vorrei anche darti una testata insieme in allegato, però non me lo fanno fare. Or maybe only one of us will be going. Sì. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. No, no, ma io parlavo di me. Out, Mr. Jefferson. Io parlavo di me stessa. Adesso vediamo a tornare nel futuro che cosa abbiamo fatto. Se siamo ancora legate. Mamma mia, non vorrei mai che non abbiamo... Ma non siamo andate a salvare Chloe, però... E noi siamo rimaste lì a parlare con lui e Chloe non l'abbiamo salvata. Vabbè, sono andati a guardare lì, quindi l'hanno arrestato, ottimo. Hanno arrestato anche Nathan, benissimo. Lei? No, perché questa non è successa, ok. Hanno trovato il corpo di Rachel. Ma Chloe? Cazzo, noi Chloe... Abbiamo vinto? Beh, figuriamoci, questa qua è una banalità, va bene. Questo non è successo, ma dov'è Chloe? Ah, c'è Chloe! C'è Chloe! Ah, probabilmente perché Nathan non è andato in bagno, non lo so, sono riusciti a fermarlo prima? Quel messaggio ha scatenato il putiferio? Non lo so, non capisco. Wow. Perché noi non siamo andate a salvare Chloe? C'è Chloe con noi sull'aereo, vero?
per favore. Ok. You're okay, Max. You're sì, safe. Non sappiamo che cazzo è successo nel frattempo, però va bene. Non c'è Chloe. Dov'è Chloe? Per favore, quello è il preside. È il preside, preside, per favore. Si è drogato anche lei. Ho bisogno di sapere dov'è Chloe, per favore. Va bene, l'abbiamo fatto arrestare. Bravo, David, hai fatto qualcosa di buono nella tua vita. Chloe? Sì, c'è. Chloe. Oh, meno male. Oh, you're alive. Mamma mia, cos'è successo in quel bagno? Vorrei saperlo. I did it. I fixed everything. Non dire così, perché l'ultima volta abbiamo avuto la botta più forte che io abbia mai provato in vita mia. Per favore. Magari siamo noi nella merda adesso. Controlla se c'hai tutte le dita, non lo so. Oh, mamma mia. Guarda fuori dal finestrino. Sì, non abbiamo vissuto, cioè adesso non mi ricordo più cosa abbiamo vissuto e cosa no. Praticamente ho giocato tutto un gioco che non è servito a niente. No, vai, vai. Fantastico, speriamo di aver risolto veramente. Ok. Vabbè, Chloe non può essere con noi perché non poteva venire con noi a San... Ah, era San Francisco, non Los Angeles. Era San Francisco, ma non mi ricordo più, mamma mia. Lo schermo, questo cosa sta guardando? Ah, ok. Sì, mi ricordo. L'abbiamo vista a casa sua quando... nell'altra realtà, quella terribile. Giornale, vabbè, sì, abbiamo letto. Vediamo che dice. Oh, il Diner to Moon. Dopo il caos ambientale degli scorsi giorni, come la nevicata fuori stagione e le balene spiaggiate, quello è successo lo stesso, alcuni residenti di Arcadia Bay hanno riferito di aver visto due lune ieri sera, esatto, intorno alle 20. Stando a quanto dicono i testimoni, quindi non c'è stata la festa del Vortex Club? Boh. Stando a quanto dicono i testimoni, le lune erano perfettamente visibili, ma sarebbero state coperte dalle nuvole nel giro di poco tempo. Per il momento non sembrano esserci testimonianze video di alcun tipo, ed è per questo che i meteorologi del luogo credono che il tutto sia frutto dell'immaginazione dei cittadini stimolata dai recenti avvenimenti ambientali. Scandalo, sicurezza della Blackwell scopre bunker. Grazie alle indagini di David Madsen, capo della sicurezza dell'Accademia Blackwell, lo scorso martedì gli agenti della polizia hanno scoperto una camera sotterranea sospetta che, secondo quanto riportato, sarebbe stata usata dal professor Mark Jefferson e da un suo studente Nathan Prescott per drogare, rapire e fotografare una serie di ragazze. Nonostante non ci siano prove di violenza fisica o sessuale sulle vittime, la sconvolgente scoperta ha lasciato tutti sotto shock la tranquilla Arcadia Bay. Quel nonostante mi dà un po' fastidio, perché il nonostante non c'entra niente. Non ci siano prove di violenza fisica o sessuale, non cambia un cazzo. La violenza fisica c'è stata e come? Ma vabbè. Anche Sean Prescott, l'uomo d'affari più potente della città, è sotto inchiesta in quanto proprietario del fienile all'interno del quale è stata scoperta la camera oscura super tecnologica. Continua, ma non possiamo continuare, d'accordo. Voglio vedere cosa dice lì. Aspettate. Kidnapped a photo of your young women. Although there were no other sign of physical or sexual assault of the victims, the disturbing revelations. Ah, ok. Sì, ci sta il nonostante, però non l'avrei messo. Ero convinta che fosse a Los Angeles il viaggio, invece mi sono sbagliata. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Ma che discorso è? Posso usare... Ah no, ma l'ho già fatto. E cosa devo fare d'altro? Devo parlare con Wells. Ok, parliamo. Hope I wasn't snoring out loud, Max. No, sembrava morto più che altro, però. It's been a tough week at Blackwell. Eh sì. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic. I totally get it, Principal Wells. Beh, la vita è continuata, a quanto pare, perché avete fatto le vostre cose lo stesso. Nonostante ci fosse un serial killer.
I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco. Beh, piuttosto dell'altro va bene anche lei, presidente. I already am, and we're not even there. Oops. Christ. Mi sa che finisce che moriamo noi in questo gioco. Max, you're not just screwing around with time. E adesso che succede? Oh mamma. Oh mamma, c'ho una paura. Ok. Ok, siamo andati lì. E perdiamo pezzi? Non ho capito. Perdiamo pezzi di tempo così? Può essere, eh? Ok, siamo alla mostra. Bello, sì, sembra sempre di più Velvet Buzzsaw. La mia foto dov'è? Dove l'hanno appesa? San Francisco è so cool. Ma sei qui dentro? È solo qui dentro hai visto San Francisco. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Ah, posso? Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Non ricominciare, che stavi andando bene con la sicurezza di te stesso, dai. You're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Sì, senza fare la strafiga e l'arrogante, però va bene. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Okay. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Ok, prima di fare questa scary thing, direi di provare a leggere un po', a vedere che è successo nel nostro diario. Esatto. Sì. Avrei detto strange, però d'accordo. Aspetta un attimo. Allora, vediamo. Oh, mamma mia. Ok, qua abbiamo letto. Vediamo. Abbiamo inserito le coordinate e siamo partite. Eravamo silenziose e al tempo stesso impazienti. È difficile da spiegare. Anche dopo tutte le cose orribili che sono successe, ho cominciato a pensare che io e Chloe siamo parte di un grande mistero che comprende il tempo, lo spazio e i nostri destini. Sì, lo penso anch'io. Non ho mai avuto molta fede, almeno non quanto Kate, ma non potevo credere che fossimo davvero vicini al disastro dopo gli avvenimenti di questa settimana. Non ero pronta per la camera oscura. Le coordinate ci hanno condotte a un vecchio fienile abbandonato di proprietà dei Prescott. Non mi sarei dovuta stupire di trovarci un assurdo bunker all'interno pieno di ogni genere di cimelio dei Prescott, e peggio. Quel posto era l'epicentro della malvagità e della perversione. C'erano armadi contenenti raccoglitori rossi che confermavano i nostri incubi peggiori. Non potevamo aspettarci qualcosa di simile dopo le nostre indagini da dilettanti. Quando ho visto il raccoglitore denominato Victoria, il mio cuore ha iniziato a accelerare. E finalmente ho capito cosa stava per succedere. Non voglio pensare alle immagini di Kate Marsh priva di sensi con quel figlio di puttana Nathan Prescott. Sapevo cosa era successo anche se non riuscivo a ricordare tutti i dettagli agghiaccianti. E poi Rachel Amber. Fotografie composte accuratamente di lei drogata, spiaccicata su Nathan. Sembravano un'orribile coppia goth. Non riuscivo a guardare l'espressione di Chloe mentre sfogliava le foto del suo angelo seviziato. Avevo la nausea. Tutte le speranze che avevo infuso in Chloe sono svanite come vapore. E poi abbiamo visto il luogo esatto in cui Nathan aveva portato la povera Rachel, nella discarica. Abbiamo finalmente trovato Rachel Amber, morta e sepolta. Mi dispiace Rachel, mi dispiace Chloe, mi dispiace Kate, mi dispiace William. Vaffanculo Arcadia Bay. Gli anni del liceo sono i migliori della tua vita. Quante volte me l'hanno detto i miei genitori, ma
ma cosa cazzo ne sanno? Ditelo a Rachel Amber o a Kate. Non ho mai visto Chloe così fredda e determinata. Non vuole lasciare la pistola. Dobbiamo trovare Nathan prima che Chloe lo uccida. E se lo facesse sarebbe difficile riavvolgere. Siamo vicinissime alla fine di quest'incubo. Non devo pensare a quelle immagini di Kate Marsh e Rachel Amber, anche se rimarranno per sempre impresse nella mia memoria. C'è un ultimo segreto da svelare e niente ci fermerà, nemmeno un dannato tornado. Io e Chloe siamo arrivati al parcheggio della Blackwell e alla famigerata festa di fine del mondo in pieno svolgimento. Che ironia. Ci siamo liberate velocemente del povero Warren, che voleva solo godersi un po' di gloria e stare con me e Chloe. Non posso permettere che un altro mio amico si metta in pericolo. È stato così strano vedere tutti gli studenti nei loro abiti super costosi o nei loro costumi di pre-Halloween. Parlavano, ridevano, fumavano e bevevano come se non ci fosse un serial killer alla stessa festa, come se la città non fosse sull'orlo di una catastrofe ecologica. C'erano due lune nel cielo di Arcadia Bay come per ricordarmi che mancava poco tempo a un disastro, o forse mi sono solo sembrate due lune visto che le nuvole le hanno coperte velocemente. Mi sono stropicciata gli occhi come una deficiente giusto per assicurarmi di non aver la vista annebbiata. È stato un altro segno o solo un'illusione? Altre persone le hanno viste, eccetto Chloe, accecata dalla vendetta. È entrata in palestra a cercare Nathan prima che potessi raggiungerla. Nathan non sa che anche lui è a corto di tempo. Non è ironia, è un dato di fatto. La mia prima e ultima festa del Vortex Club, luci lampeggianti e DJ Doom, no comment, sul palco. In un'altra realtà avrei potuto essere lì, in silenzio nel mio angolo, in attesa che qualcuno mi chiedesse di ballare, ma allo stesso tempo terrorizzata che succedesse, i miei problemi sarebbero finiti lì. E adesso guardami. Dovevo trovare Chloe e Nathan prima che lei gli sparasse, non importa quanto credessi... Non importa quanto credessi nella cattiveria di Victoria, in realtà è solo una ragazza terribilmente insicura con talento, passione e una tendenza a fare la stronza crudele senza alcun motivo. Ciò non significa che smetterà di odiarmi. Ho cercato di guardare al di là dei vari drammi da ragazze, considerando che ha un ruolo da svolgere in tutto questo, ma non mi ha voluto ascoltare. Dovevo trovare Chloe, quindi l'ho avvertita e me ne sono andata sperando che l'essere umano dentro di lei avesse registrato l'informazione e che mi avesse presa sul serio. Vabbè. 11 ottobre, credo. Ho visto morire Chloe un'altra volta, uccisa dal mio professore preferito. Perché? Perché siamo state stupide e ci siamo fatte ingannare dal falso SMS di Jefferson. Siamo tornate alla discarica e siamo cadute nella sua trappola. Avremmo dovuto chiamare la polizia subito dopo aver trovato Rachel, ma mi sono fatta trascinare da Chloe. Continuo a pensare di essere invincibile, di essere una vera supereroina di tutti i giorni, ma non è così. Sono solo Max Caulfield. Forse i miei poteri sono uno scherzo del destino, forse io e Chloe stiamo venendo punite. Cosa abbiamo fatto per meritarci tutta questa sofferenza? Cosa ha fatto Rachel, Kate, William? E poi c'è Mark Jefferson, non riesco più nemmeno a chiamarlo prof. E Beth, credo. Ancora mi sconvolge sapere che c'era lui dietro alla storia della camera oscura, ma ripensando a quei frammenti di tempo, noto che Jefferson aveva davvero lasciato indizi su indizi. Eh sì. Da quanto va avanti questa storia? Quante sono le vittime? Beh, guarda solo i faldoni che aveva lì. Mi viene la nausea al pensiero. Quel lago lo sento ancora sulla pelle. Grazie a Dio, no, nel collo più che altro. Grazie a Dio non ricordo la maggior parte delle pose nelle quali quello psicopatico mi ha fotografata. Pensa a tutte le altre ragazze che hanno dovuto subire lo stesso orrore. Rachel, Kate, questo che mi ha dato la forza di uscire da quella stanza, di fermarlo e di salvare Chloe. Ho dovuto mettere a fuoco così tante foto che sono andata nel panico. La cosa peggiore è che sapevo di stare incasinando di nuovo una serie di realtà. È vero, ma non avevo altra scelta. Non potevo lasciare che Chloe morisse in una discarica accanto a Rachel Amber. E lasciare che Jefferson fosse l'ultima persona che avrei visto in vita mia, col cazzo, non mi sarei mai immaginata di finire in quello studio fotografico con Jefferson che si comportava in quel modo. Era tutto perfettamente ordinato e pulito, ma mi sembrava di essere nel posto più schifoso del mondo. Se non avessi avuto il potere di manipolare il tempo, cosa avrei fatto? Cosa avrei potuto fare? Alcune volte ho avuto la sensazione di non essere davvero lì, era come guardare me stessa attraversare l'inferno, ma è stato proprio Jefferson ad aiutarmi a scappare grazie alla foto che ho scattato durante la sua lezione. Non dimenticherò mai lo sguardo, cavoli, era importantissimo scattare quella foto. E se non l'avessimo scattata? No, forse non c'era altro modo, bisognava scattarla e basta. Adesso non mi ricordo all'inizio, però sì, mi pare che per andare avanti bisognava scattarla. Non dimenticherò mai lo sguardo di Jefferson, così gelido e cattivo. Mi sembrava di essere in uno di quei polizieschi di pessimo gusto che mia madre adora. Come si fa a diventare così cattivi? Ha sparato in testa a Chloe, come se niente fosse, figlio di puttana. Se solo la polizia avesse arrestato Nathan dopo che ho detto al preside Wells che aveva drogato Kate, forse ora sarebbe ancora vivo e forse avrebbe anche fermato Jefferson.
Sembra incredibile, ma sono riuscita a mettere a fuoco il mio selfie e a tornare alla lezione di arte di lunedì. Poi ho consegnato la foto per il concorso e ho mandato un SMS a David per dirgli di Jefferson. Phew, se non ho avuto una crisi isterica è solo perché ho questo potere incredibile. Devo usarlo nel modo giusto questa volta e magari sarà l'ultima. È stato strano ritrovarmi in classe con Jefferson un secondo dopo essere stata torturata da lui in un bunker sotterraneo. Per la prima volta ho visto chi è veramente: un manipolatore, uno psicopatico inquietante che non fa che dire cazzate. Usa la sua passione per l'arte per incantare gli altri, ma quello che c'è dietro è solo odio e perversione. Spero di riuscire a sistemare questa realtà invece di incasinarla. Il ritorno al futuro di Max sembra che finalmente sia riuscito a sistemare le cose. Chloe è viva, David Madsen è diventato un vero eroe di tutti i giorni dopo aver beccato Jefferson nella sua camera oscura ed essere riuscita a incriminare anche Nathan e suo padre. I Prescott non controllano più Arcadia Bay. In una settimana, wow! Io ho vinto il concorso eroi di tutti i giorni e sto andando a San Francisco con il preside Wells, che è molto più divertente tranquillo quando non è stressato dalla Blackwell. Trovo difficile rilassarmi del tutto, ma sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. Ma la sciagura è alle porte, ne sono assolutamente sicura, perché non può finire così questo gioco, eh? Lo so, ne sono consapevole, quindi aspetterò. Di vedere che cosa succederà d'altro. Vediamo. Chloe ci ha mandato un sacco di messaggi, oh mio Dio, aspettate un attimo, perché abbiamo un po' di messaggi da leggere. Ok, Warren. Ok, no, queste cose erano vecchie. Fai bene a scusarti, ammiravo il suo lavoro, ora non più. Ah, ok. No, aspettate, queste cose sono importanti. Queste le avevamo già prima. Ok. Fammi sapere se cambi idea. Ehi, zia, sono nel laboratorio. Ok, a tra poco. Ma che cazzo, Jeff? Ah, ecco qua. Ma che cazzo, Jefferson? Max, che Max? Assurdo, vero? Hai mai sospettato di lui? Di cosa? Sembrava solo un professore fico. Io credevo avessi una cotta per lui. Scusa. Fai bene a scusarti. Ammiravo il suo lavoro. Ora non più. Si fotte, ormai è storia. Già, lo è. Ora devo prendere appuntamento per vederti. Ma per favore. Però sì, hai vinto. Troppo figo. Grazie, Warren. È tutto così strano. Victoria. Ehi, Troia, vabbè, questa è vecchia. Col cazzo che dovevi vincere tu il concorso. Scommetto che hai ricattato Jefferson. Avresti dovuto usare quella mia foto in cui sono ricoperta di vernice. Così che fai un'eroina di tutti i giorni. E così che fa un'eroina di tutti i giorni, no? Victoria, mi dispiace, il passato è passato. Grazie, Gandhi, ma ho comunque intenzione di rendere la tua vita un inferno. Ok, mi sfuggono alcune cose perché certe cose non le avevamo ancora fatte, tipo scattarle la foto, e non capisco perché è successo, probabilmente è successo dopo, perché lei comunque ha fatto la stronza mentre cercavamo di entrare nel dormitorio. Vabbè, non le basta mai niente a sta ragazza. Allora, abbiamo annaffiato la pianta. Vorrei sapere a cosa serve quell'annaffiare la pianta. Maxine, ci sei? Stai bene? Ho appena sentito al telegiornale di questo insegnante di cui mi parlavi sempre. Che sta succedendo alla Blackwell? Mamma, sto bene, troppo lunga da scrivere. Troppo lunga da scrivere, assurdo. Ti chiamo più tardi, promesso. Odio saperti così lontana, non farmi aspettare. Non lo farò. Maxine, siamo così orgogliosi, molto orgogliosi. Grazie, sai che abbiamo sempre creduto in te nelle tue foto. Certo che lo so, è per questo che sono alla Blackwell. Va bene. Vabbè, che i genitori non vadano comunque a trovarla in un momento del genere mi sembra assurdo. Ehi Max, sei in giro? Sempre, tutto ok? Ti va di prendere un tè più tardi? Assolutamente, a più tardi. Grazie ancora per avermi aiutato, quel tipo uno stronzo. Ti ringrazio per avermi parlato oggi. Vedete, perché probabilmente questi erano tutti i messaggi che avevamo già prima che poi succedesse tutto il resto. Perché anche questo è successo dopo. Max, ti ringrazio per avermi parlato oggi in classe. Questa settimana è stata difficile, tu sei arrivata al momento giusto come un angelo. Sei una grande amica e mi sento così fortunata. E non ti azzardare a ridere mai, mi hai quasi fatta piangere. Kate, sappi che io sarò sempre dalla tua parte. Baci, Max. Max, grazie per l'ottimo consiglio di andare dalla polizia e dirgli tutto di Nathan. Apprezzo molto il tuo sostegno, mi aiuti a mantenere la fede. Baci. Sono dalla tua parte, Kate. Per favore non nominarmi troppo, se puoi. Sono già nei guai per conto mio. E scusa se ti ho scocciata stamattina.
bene, immagino tu fossi troppo impegnata per rispondere. Stavo per avere una crisi e avevo bisogno di qualcuno. Inizia la lezione, devo andare. Oh mio Dio, Max, non posso credere che Nathan e Jefferson siano stati arrestati. Sinceramente sono scioccata. Devo andare alla polizia e dovrò fare una dichiarazione. Fammi sapere se vuoi che ti accompagni, siamo tutti dalla tua parte. Grazie, ho molta paura, ma voglio assicurarmi che entrambi vengano rinchiusi in cella e non facciano mai più del male a nessuno. Max, ho sentito che hai vinto il concorso, sono così felice, le tue foto sono così vere e meravigliose, mi fa sperare che presto verrai scoperta. Grazie Kate, tu mi hai dato speranza essendo mia amica, non essere così modesta, goditi le lodi, voglio un resoconto completo a uno dei nostri tè, questa sì che è una buona idea. Dana, Max, clic clic, sto lavorando a un nuovo inno per te, Dana, ma è fantastico, mi fai arrossire, te lo meriti. Papà che dice... mamma, Max, so che la mamma ti sta bombardando il telefono, la capisco, dille di non preoccuparsi, sei un'adulta ora, puoi dirglielo tu, lo farò presto. Che belle conversazioni con mio padre, grazie. No, Chloe la dobbiamo leggere assolutamente, voglio sapere che cosa ha fatto e come ci siamo rincontrate. Ma che succede? Stai bene? Sta succedendo della roba pazzesca. Il coglionnello ha chiamato gli sbirri e se n'è andato. Aveva la pistola. Assurdo. Soprattutto dopo essere stata di nuovo con te e quella neve oggi. Andrà tutto bene. Siamo di nuovo assieme. Vai con gli insulti. Emoticon umana. Scrivimi quando sai qualcosa. Ricevuto. Buongiorno. Spero che il tuo culo si sia già alzato. Sveglia, sveglia. Il bacon è sulla griglia. Ok, queste sono giornate dopo. La sera Leoni, che è successo ieri notte? Il coglionnello è tornato la notte scorsa tutto gasato per una delle sue indagini. Potrebbe avere ragione per una buona volta. Divertente, ci vediamo al Two Ways il prima possibile. A tra poco, Max, vorrei avessi sparato un proiettile su per il culo di Frank invece di dargli la pistola. Io no, Chloe, e nemmeno tu. Quindi quella cosa non è successa, è troppo tardi per riavvolgere. Max, ho bisogno di vederti subito, so cosa è successo a Rachel. Raggiungimi al faro non appena leggi questo SMS, ti prego. Ci sarò, spero stia bene. Max, grazie per essere stata con me ieri. Continuo a cercare di svegliarmi da questo incubo, perché Rachel non ha mai fatto del male a nessuno. No, infatti, Chloe, mi dispiace di tutto. Bella, come posso accettare una cosa simile? Viviamo, Rachel vorrebbe che vivessimo una bella vita. Questa è la migliore vendetta. Ora dobbiamo davvero conquistare il mondo. No, dobbiamo solo esserci l'uno per l'altra. Sei una santa, Max. Io, Mad Max, guarda sta roba. Ha fatto due chiacchiere col super patrigno. Sono tutt'occhi. Da quando ha scoperto che Jefferson è tutt'altra persona, è stato un grande... si è scusato per il suo comportamento. Oh, meno male, che bella cosa Chloe, ora siete di nuovo una famiglia. E rallenta, bella, non è che gli ho pianto fra le braccia, ma ha aiutato a trovare Rachel e a punire i suoi assassini. È chiaro che David vuole strabene a mia mamma e forse anche a me. Sì, mi strano, io non ho niente da fare. Tu che fai, hippie? Noi hippie abbiamo dei compiti da fare, non mi dire. Sherlock, io ho già preparato le mie scartoffie per il Bay City College, sono fiera di te, vorrei ben vedere. Chloe, ho vinto il concorso eroi di tutti i giorni. Scusa, porca troia, Max, spacchi, sono così fiera della mia superstar. Questo è solo l'inizio. Sono così felice di poter condividere tutto questo con te. No, il così non c'è. E ci puoi scommettere, visto che hai usato l'istantanea di mio padre, poi meriti di vincere. Niente emoticon. No, ragazzi, non ci sono tanto con i tempi. Perché come ha fatto a usare l'istantanea di suo padre per fare la foto che l'ha fatta prima? Ah. Ok, vabbè, non importa, ci devo riflettere, i tempi mi sono un po' oscuri, secondo me c'è qualcosa che non mi torna, ma non importa perché la storia è bellissima, quindi proseguiamo.